Buongiorno, siamo a Cerignola davanti all'ospedale Tattarella per un intervento politico per la protesta del sistema ospedaliero che il segretario nazionale dell'Altra Italia, il segretario cittadino di Cerignola e il segretario provinciale a cui sto riprendendo il momento è il tecnico dell'ospedale Re Davide Luca. La parola al segretario, al signor Re Davide Luca per alcuni motivi di questo momento. Io ringrazio l'ospedale di Cerignola. Fino a qualche anno fa era fiore all'occhiello della provincia di Foggia. Oggi viviamo una situazione diversa, dico che siamo manovalanza per gli altri ospedali, c'è malcontento anche da parte di noi operatori sanitari. Facciamo solo interventi di routine, se così possiamo dire. Mentre fino a qualche anno fa venivano a trovarci anche da fuori, non dico da Milano o Torino, ma sicuramente dalle altre province. Questo perché? Perché l'ospedale di Cerignola è stato visto male dalla classe politica attuale e che se ne dica, quando abbiamo avuto rappresentanti regionali, l'ospedale di Cerignola era salvaguardato, se così possiamo dire. Oggi viviamo una situazione difficile, un po' per tutta la sanità, ma in particolar modo per Cerignola. Abbiamo anche avuto nomi importanti negli anni passati che facevano da attrattiva per i concittadini e per cittadini di altri paesi. Uno su tutti, il dottor De Ceglie, il dottor Volpe, il dottor Limosano, sono i primi che mi vengono in mente. Oggi ci limitiamo a fare ordinaria amministrazione. Grazie Luca della tua testimonianza per quanto riguarda le difficoltà della gestione dell'ospedale e quindi la protesta al riguardo. Il Alle segretario parole nazionale Mino Cartelli dell'Altra Italia. di Luca non c'è molto da aggiungere. Purtroppo, caro Luca, questa fa parte di quella che noi abbiamo sempre denunciato come mala sanità. Un ospedale, un centro di cura deve essere garantito per tutti. Non c'è una parte politica a differenza di un'altra parte politica. Le scelte scellerate di questi governi, ahimè, di sinistra in questi decenni hanno portato a quello che hanno chiamato riordino della sanità. Il riordino in soldoni significa chiusura di ospedali, chiusura di interi reparti, addirittura di intere strutture e demandare agli amici, quindi a cliniche private, ciò che invece dovrebbe essere fatto con la sanità pubblica. Noi continuiamo a denunciare tutto questo e lo faremo non solo nelle piazze, ma soprattutto nelle dovute istituzioni. La sanità è un dovere per tutti. Ecco perché poi quello che loro vogliono far passare come riordino arriva sui tavoli della magistratura e si aprono contenziosi di ricerca per capire perché quegli appalti sono stati dati e per quale motivo sono stati dati e a quelle cifre, quando anziché potevano essere certamente fatto il tutto all'interno della stessa struttura. Per noi la sanità diventa un punto di forza, deve essere garantita per tutti perché tutti gli italiani pagano il Servizio Sanitario Nazionale. Ritorneremo a Cerignola per discutere tutto questo. Ringraziamo ancora Luca per la sua testimonianza. Grazie a voi. Speriamo di avere dei risultati da qui a breve perché qualche luce, qualche spiraglio comincia a vedersi, ma dobbiamo continuare a battere. Grazie a tutti e buona giornata. Grazie a voi e un saluto dal segretario provinciale Franco Merafina. Grazie.